Benissimo. El Marto, Mege, Wolf contro Ridley. Ridley. Vediamo cosa ci, cosa ci regaleranno questi due giocatori, entrambi eccezionali, entrambi li abbiamo visti competere più volte, uno contro l'altro qui a Perugia, ma anche in realtà nelle Marche, visto che sono andati diverse volte al Civita Smash. Un altro torneo. E così salutiamo la nostra... i nostri amici marchigiani. Esatto, i nostri amici marchigiani che anche sono oggi venuti sono, anche ci oggi. Ci sono molti marchigiani qua. Attenzione, questa... questa serie di Fireball che già chiude la prima stock. Ragazzi, ma con quanto tempo? Ma con quanto? Cioè, aveva una percentuale abbastanza bassa. No, era già 50-60. Le Fireball avevano staccato danno, lo assicuro. È impressionante, ma è andata così. Fireball pericolosissime. Pericolosissime, è riuscito a chiudere una stock immediatamente. Meglio qui è già on fire. Ha preso una stock di vantaggio. È già on fire, sì. Una stock piena una di stock vantaggio. Di vantaggio. Già un fire, già con pieno controllo dello stage con questo. Questo perché? Nair. Perché ho detto che il Marto era in forma. Ah, è vero. Porto allora, sfortuna. Niente, c'era fare. E niente, dovevi. Ragazzi, io mi devo stare zitto. I caster in generale devono stare devono in silenzio, star zitto. Non devono portare sfiga a nessuno. Però effettivamente è questa. Bravissima a coprire l'opzione. La side B. Sì, è stata la punish di side B che probabilmente voleva colpire. O passare attraverso, ma è stato molto in gamba. Sì. Meg a recuperare veramente. Si è messo lì sul punto preciso, l'ha aspettato, ha caricato la smash. Giustamente. E l'ha punito. È stato bravo, è stato bravo. Quindi le fireball che diciamo adesso... di Bowser, ma anche queste fireball hanno queste qui danno, non sono male. Hanno arcato un bel po' di danno e guarda come si sta di nuovo al controllo dello stage. Mi sembra che Meg sia veramente carico. Ha preso proprio il controllo di tutto lo stage. Adesso magari il Marto. Sì, si sarebbe provato. Nel centro è entrato il bravo. Era un Bayer, non l'ho visto, non ho visto se era un Bayer o era un Nair. Mi era sembrato un Bayer. Giuro che non l'ho visto. Era un Bayer. Possibilissimo perché ha fatto. Perché Marto abbiamo visto fare molte volte attack cancel Bayer. Quindi. Non sarebbe strano. E guardate queste combo bravo, di danni. Bella questa combo. Perché effettivamente. Dai, si sta Gandix, riprendendo. Sì, perché sto dicendo Gandix. Ovviamente Ridley. Ridley è. Cibo per combo, questo è l'angolo di recupero di Ridley. Purtroppo può recuperare solo in quelle tre direzioni. L'ha messo molto bravo Marto a metterlo in quell'angolo cieco. Per cui non poteva fare veramente molto. O andava basso oppure andava corto. Quindi niente. Si sta niente da fare. Molto quindi, bravo. Ragazzi, abbiamo pareggiato perché la percentuale più o meno siamo lì. Le stock sono 1-1. Si è ripreso il Marto dopo la sfigata che io ho tirato. Assolutamente bravissimo! Con questa mamma opzione mia. Che copre! Ma che cosa gli ha fatto? Ragazzi! Cioè, ma è giù! Ma ragazzi! Questa è la classica, la classica! Proprio... Ragazzi, se non lo prendeva. Oh, ci scrivono nei commenti già te giustamente. Ma se non lo prendeva, aveva perso il Marto con la B-side. Era andato fuori dallo quella stage. Quella è. Penso che l'unico modo sia fare DI esterna. Perché non sia true. Ma non so neanche se ti puoi salvare con la DI esterna. Ma io non perché, penso. Allora, se DI interna o non fai DI, è true. Niente da fare. Madonna. Spike, certo. Ma con la DI fatta per bene non te lo so dire. Però bravissimo. Bravissimo. Veramente bravo. Bravissimo. Gli ha ripreso tre stock così. Come l'ha fatto sembra era... facile. È vero, no? Contro il Maggie. L'ha era fatto partito, sembra facile. Ma tutto sto momentum Maggie. E infatti è cambiato. Cambia il change. Se però passiamo Ike. Personaggio Ike. Anche se effettivamente aveva. Cioè, prima parte del game. Bene. A certe persone le frecce sempre true, infatti. Non so se Ridley è uno di questi. Adesso ci chiediamo questa cosa. Se ci rispondono nella chat ci fanno anche questo favore. Che visto gli spettatori sono più esperti dei commentatori. L'altro Link lo conosco. Dovrebbe essere in pass se non sbaglio. Bravissimo. Intanto Meg a farsi una stock da zero praticamente in 30 secondi. Ma con queste ha palleggiato un po' con Wolf. Sì, si è palleggiato assolutamente. Per cui si è portato con una stock di vantaggio, come dire, va bene, ok, last game è andata un po' così. Adesso gioco l'ultima. Serio, adesso gioco serio. Possibile data l'artbox, yes, sono io, allora ti saluto. E intanto vediamo come Marto si deve recuperare l'attuale svantaggio questo di stock. Bravo. Bravo, bravissimo, gli ha letto faccia, la recovery. Si riesce a recuperare, a tenersi il controllo dello stage, molto bravo qui il Marto. Qua Mega ha cambiato modo per rientrare. Ciao, Bisante Bella, grazie mille. Sono molto contento anche dei risultati di oggi. E ora sono qui a castare perché mi sta hypando moltissimo questa top 4. Tutte best of 5. Sono veramente euforico, come direbbe qualcuno. Sono veramente euforico. E lo prende sul getato. È euforico pure Wolf, ragazzi. Caricato su. Si è ripreso la stock. Si è ripreso la stock. Non gliela lascia vincere sta partita. Senza quasi prendere danno. Si è ripreso tutto il danno. Bravissimo che sarà fatto fare. Intanto sullo sfondo vediamo pianeti che si scontrano, gente che esplode per questi. Il buco 4, nero ragazzi. Fotografato l'altro esatto, ieri c'è qua su Smash. Non pare per qualche motivo qua dietro sotto a questo scontro. Super hype.
Centro d'osteggio da parte di Marto. Voglio vedere come riuscirà a capitalizzare sul ledge guard, che si è recuperato molto bravo Meghe. E questa uccide, cavolo! Non pensavo, non me l'aspettavo. No, non pensavo neanche io. Non pensavo neanche. Effettivamente è volato su molto velocemente. E lì magari di ai laterale poteva salvarlo. Non forse, so forse se la fatta. Forse è stata poca di ai laterali, ma forse non se l'aspettava. Non se l'aspettava. Io almeno non me lo sarei aspettato. Questo comunque. Sì, bisogna vedere come il Marco riuscirà a recuperarsi. Questo, bravissimo. Bravo, però. E mamma, ok. È riuscita a recuperare. Ah, perché che mira, con recupero, recupero di Ike. Anche prima l'abbiamo visto fare certi due frame con down smash allucinante. Quindi Marco oggi proprio è un cecchino. È la precisione, sì. È il cecchino. Bravissimo. A coprire. Purtroppo non l'ho vista che stavo. Mi stavo gasando per il cecchino. È per il cecchino. E non ho visto che cosa ha fatto di preciso. Chiedo scusa. Comunque, 85% qui basta veramente poco. Ragazzi, basta che qui basta un po' di spam di Fair. Spam di Fair oppure un'opzione ben letta da me. Nair. Sì, un Nair che entra bene. Penso che a questo punto sia lui. Oppure una smash caricata ottima di Aida Marto. Che non so come abbia fatto. Altrimenti lo raccoglievi dall'altra parte. Veramente, come è sopravvissuto. Perché non dai, non so onestamente come se lo stesse aspettando. Comunque Maggie non usa mai la B, la special in basso di Riai. Il counter è questo bear che bravo. Copre opzione, bravissimo Maggie a concludere questa storia. Ragazzi, 1-1 ragazzi. Una stellata dopo l'altra. 1-1. Aggiungimi un secondo a dire una cosa al casting. Anch'io saluto alla lobby, abbiamo poi il Feba, saluto Feba, tutti organizzatori del torneo che ci stanno seguendo. Vuol dire che il Marto è un personaggio di un certo spessore, ed è proprio per questo che non ha i soldi per tornare a casa. E se arriva quarto non li avrà. Pertanto, capisco. È per questo che oggi è così. Esatto, sta cercando di dare. Devi vincere, altrimenti non ci torna a casa. Perché se non riesce, a casa, perché veramente non ha soldi. Quindi ragazzi, ricordatevi di questa backstory. C'è anche, capito? Deve vincere. È forte e povero. In realtà Marto avrebbe potuto portarsi soldi da casa, però dopo non avrebbe avuto quel senso di sfida che gli dà sopravvivenza, capito? Esatto. E farsi comunque Perugia Bevagna pieni non è. Non è proprio il massimo. Non è bello. Ci vediamo con la partita. Quindi okay. Ragazzi, ora che abbiamo questa informazione aggiuntiva su El Marto, sapete perché diventa così emozionale questa battaglia. Magari abbiamo anche deve vincere. Capiamo anche perché ha proprio spezzato in due abitante prima. Esatto, cioè, non c'è neanche per gli amici, capito? Ormai si passa avanti soprattutto con un carro armato, per forza. Non c'è altra cosa. Una scarpinata fino a casa. E comunque il Marto se le fa le scarpinate, va detta questa cosa. Cosa che si fa scarpinate e le biciclettate. Comunque, torniamo al match. 69%, qui ci sta una di quelle maialate per chiamarla la Umba da parte di Meghe. Perché ecco. Per qualche motivo succede sempre, non è una cosa ironica, succede veramente. E invece gliel'ha tolto molto bene, bravissimo, perché qui era rischioso. Era molto 69 rischioso. Era un po' come la cosa di Incineroar. Centro dello stage da parte di Marto, molto bravo a capitalizzare su questo. Su questo controllo un po' se la giocano anche sulle piattaforme. Sì. Secondo me chi le gestisce meglio avrà un grossissimo vantaggio. Prima ha vinto Meghe. Quindi ha scelto Marto. Lo stage un po' più largo gli può far cavolo. Oh bravo, qui Vanessa è immediatamente lo smash. Anche ragazzi, Meghe. Con diciamo tutti i personaggi che sono stati velocizzati, anche lui ne ha guadagnato un po'. Però ovviamente contro Wolf, ovviamente è una smash ancora è molto lei. La pair che colpisce e butta fuori, si prende immediatamente lo svantaggio. In situazione tempo di parità. Di nuovo parità. Assolutamente, no, è molto importante. Cercare recuperare lo svantaggio quando sei ancora fresco. Sì, appena torni giù, che hai quei 5 secondi di vulnerabilità, devi sfruttarli al massimo. Al massimo, infatti è stato bravo il Meghe. Bello quel sul patch, bordo al posto. Qui molto vicino, evidentemente si aspettava che si sono sfiorati entrambi da un millimetro. Sì, cos'è questa cosa? Ricevo chiamate da parte di miei fan. Miei fan, mamma. Mamma. Miei fan, vabbè ragazzi, quando la madre chiama. Lui giustamente ha chiuso perché qui stiamo sul serio. Prima un match dobbiamo fare il cast. E via, lo coglie al volo. Lo raccoglie come il grano. È passato sopra. Stiamo giocando a farmi, ragazzi. Vieni qua, dai, che ti smash. Qui ti c'è stata la cosa fuori di Olimar. Proprio tipo i Pikmin. Sì, tirato su e lanciato in aria. E via, l'ha colto. Sei stato ragazzi, colto. Ragazzi, qua il Marto non demorde. No, non assolutamente. È un osso durissimo da battere per il Meghe.
c'era però da stare attenti, perché non è che ci mette veramente poco a sfruttare il fatto che ah ok, hai preso una stock bene, te la risfrutto subito, te la riprendo, ridammi questa stock. Bello, bravo questa B. Bravo. Io ho usato un paio di volte Wolf e sono giunto alla conclusione che la B side non la devo mai usare. A parte invece, che non ti chiami il Marto, e allora il Marto la usa anche abbastanza. Comunque bene, volevo notare una cosa del Marto che ha fatto prima in qualche game, qui non si è visto molto. L'app B utilizzata come mix up, sì, veramente una buona opzione, sì, che ci ha fatto delle cose per cui non se l'aspettavano. È riuscito anche a ucciderci su stage, sì, è vero, molto vero, in gamma. Come mix up funziona, cavolo, ha ucciso al bordo. Era da centro stage, sì, cioè, ma pensa mia, che abbia preso tipo la coda, cioè la coda ha appena sfiorato il pixel della linea, perché non si spiega altrimenti come sia morto con questo Bera. Al limite, ha anche saltato. Comunque anche molto forte come personaggio, sì, molto voglio forte. Voglio vedere una stylata adesso, voglio una stylata da parte di qualcuno. Vedere una smash di El Marto parata da un counter di Ike. Addirittura? Sì, ancora non si è visto. No, non si è visto, se lo tiene nel taschino, no? Lo tira fuori quando serve. E magari ci fa pure la clip della E certo, settimana. E certo. Quindi la fama ci fa la clip, è giusto. Best place of the tournament. Quindi... sì, poi sarà curioso. Bravo, vedere qua, è clip. Stato molto bravo. L'eruption per coprire, bravissimo. Non andare dietro col per chiudere la stock. Grandissimo El Marto. Bravo, ha scavalcato. L'ha scavalcata e l'ha presa a calci da dietro. È stato rapidissimo. Molto bravo El Marto. Molto in gamba. E via questo altro game. 2-1 per El Marto. 2-1. Sta pensando ai soldi, deve assolutamente tornare a casa. Non c'è niente da fare. Sta sentendo. Altrimenti dorme qua. Altrimenti non dorme. Lo chiudono qua dentro. Se lo fa piede, altrimenti El Marto diventa il morto. Non c'è niente da fare. E il carcerato qua dentro, no? Il carcerato, ragazzi. Questo potrebbe essere l'ultimo game. Potrebbe. E in tal caso, visto che siamo il loser side, sarebbe l'ultima per qualcuno dei due, tanto l'ultima per qualcuno dei due è, non c'è niente da fare. Però vogliamo vedere per chi in game. Push live. Via. Andiamo diretti nella partita. Battlefield. Allora, questa è la scelta Maggie. Sì. Secondo te per quale motivo la scelta? Sai che me lo stavo chiedendo, ma non tanto per il matchup così, ma me lo stavo chiedendo perché Maggie con le piattaforme mi danno proprio fastidio in generale. Infatti, cioè, nel senso, quindi... Battlefield è abbastanza piccolina. Vediamo. Ok, la lascia. E ci sono addirittura tre pedanie, quindi è molto concentrata. Hai visto che ho fatto? Sì. Il counter che aspettavi. Ma in realtà, cioè, non so, Maggie si trova. Cioè, ci sa giocare ovviamente sulle platform, però tendenzialmente preferisce essere lui l'avversario, basta. Lui è l'avversario, basta. Comunque, qui c'è vantaggio da parte di Maggie. Vabbè, magari ha visto che anche il Marto si trova bene su stage Balugni, quindi ha provato a dargli le piattaforme. Prova un attimino a rendergli la vita possibile. Più difficile. Però effettivamente ci sono opzioni anche di El Marto che uccidono prima, quindi è da vedere chi possa avvantaggiare di più. Vediamo se riesce a capitalizzare su questo. Bravo El Marto a doggiare, a spostarsi dal fuoco. Spostarsi, andarsene in zone più safe. Sì, e bravissimo a caricarlo su. Non basta. Come se riesce a colpirlo. Ok, forse si aspettava che avrebbe. Attenzione. Bravo, quel tilt tipico da me, che un bel tilt, pum. Più che altro, secondo me ha usato troppo il Marto. A dici quel side sì, B. Sì, con quella side B poteva un attimino. Però sì, insomma. Vediamo se. Ok, questa ferra legge, vediamo se riesce a colpire la missione. Bravo, e via. Bravo. Up tilt e in realtà Wolf e Snake. Non lo sapevate, ma sono la stessa cosa. Stesso quindi, personaggio, sono fratelli, sono fratellini. Pensa che queste B fossero neutral B reversate. Sì, può darsi effettivamente. Può darsi dice che stessi cercando di fare neutral B, neutral per la distanza, ma gli sia partita. È partita. Sì, ci può stare. Ci può stare come cosa. Cavolo, lì gli è costata la stock, vedi quanto poco ci vuole contro. In questi game basta veramente una cavolata e rischi che. Di perdere una stock intera come questo. Up smash, molto forte, anche se sulle piattaforme mi sa che non carica, comunque colpisce di meno. È la seconda volta che non colpisce pieno. Sì, infatti. Quindi forse anche per questo dovrebbe averlo la scelta. Dash attack. Opzione di recupero. Ok, riesce a tenersi per la stage. Bravo, in difficoltà. Sta caricando l'eruption, bravissimo qui con l'up B a entrare stato... sotto. È stato un po' lento il Mega, se lo colpiva lo avrebbe ucciso. Ma ci vuole l'eruption prima che parta, effettivamente. Non è proprio. Cioè, ci vuole il tempo che scarica la spara a terra.
Che poi c'ha anche, è pesante, sto spada, no, ritira lassù, gli fa i muscolacci, ce l'ha, voglio dire, ha scelto il like con i muscoli, però like grosso, muscoloso, like grosso, è pompato. E via col bear, che lancia molto in alto questo bear. Infatti pensavo fosse una kill throw, magari lo è, ma bisogna vedere come riuscirà a gestire. Bravo, questa stock. Bravo. La chiude in questo modo con un vantaggio. Allora, ragazzi, deve cercare di fare quanto più percentuale possibile, adesso e portarsi bravo qui col frame trap, bravo Mege, a coprire la qualunque cosa, perché a quel punto veramente qualunque cosa è l'ultima stock, potrebbe essere l'ultimo game. Potrebbe essere veramente l'ultimo game, qui c'è una tensione perché il Marto potrebbe portarsi avanti buttando Mege fuori dal torneo. Potrebbe succedere questo, credo per la prima volta. Non lo so, su Smash Ultimate è mai credo per la prima volta su Smash Ultimate il Mege fuori così potrebbe tra essere fuori presto dal torneo. Tra virgolette presto. Tra virgolette presto. Potrebbe, non è detto chiaramente, perché detto, guarda adesso come si sta giocando il Marto, guarda come lo guarda sta, guarda come prendo gioca a pallavolo. Come sta mettendo una pressione allucinante sul Marto, basta veramente poco qui a coprire l'opzione di roll. Ragazzi, c'è una tensione. Basta veramente niente. Adesso la smash, cercate di leggere l'opzione hard read, non è entrata. Centro dello stage per il Marto e lo prende! L'ho preso! Ed è l'ultimo! E il Marto vince il set 3-1! Si porta avanti e butta fuori Mega dal torneo! E io non per vorrei la prima non volta! Vorrei, ragazzi, non vorrei dirlo, ma io l'avevo detto! Ragazzi! Ragazzi! Aspetta, incredibile!